fermare un istante, Maurizio, scusami. No, sul codice degli appalti. Dimmi. Il codice degli appalti. Parliamo di altro, dimmi, sì. Il codice degli appalti, dico, quando lo varerete? Oggi c'è una riunione tra il vice ministro Nencini e tutta la struttura per la terza riunione, proprio per andare avanti sul lavoro che stiamo facendo da mesi in funzione anche di adeguarci alle direttive 23, 24 e 25 dell'Europa. Io credo che entro la fine del mese di luglio ci sarà la nuova proposta di ristrutturazione. Ministro, fine luglio. Grazie, Maurizio. Ministro, una domanda sola: perché ha confermato Ettore Incalza a capostruttura del suo ministero? Ministro, perché ha confermato Ettore Incalza? Perché ha confermato Ettore Incalza a capostruttura del suo ministero? Ha indagato. Non ho confermato, ha vinto Ettore Ercole Incalza. Sì, ma è indagato. È indagato per associazione. Questo lo sta dicendo lei, lo verificheremo. Risulta che è indagato sulla TAV di Firenze, associazione delinquere finalizzata alla corruzione, ministro. Arrivederci. Il fatto che la Maltauro sia implicata così profondamente nel MOSE e che abbia appalti nell'Expo è tutto normale? No, come abbiamo già detto in diverse occasioni, è chiaro che ci sono degli aspetti delicati di questa vicenda che vanno gestiti con grande attenzione. Sì, ma questi appalti in corso sull'Expo della Maltauro che fine faranno? Come è stato detto, si sta valutando tutto lo scenario, anche queste complicazioni di ordine tecnico-giuridico. Ci sono degli aspetti complicati sul piano tecnico-giuridico. Ma il governo che farà? Vedrete nei prossimi giorni.